davanti alla stampa, quindi lo faccio di buon grado. Tengo a dire che sono presenti assieme a noi i dirigenti dell'ENPA, che con noi hanno operato e lavorato in questo periodo. Rescindo anche pubblicamente il ringraziamento. Ho già detto che la squadra è necessaria, questo poi non aveva bisogno di quello impegno, da soli non si vede nessuna cosa. Quindi significativamente sono presenti i dirigenti, poi naturalmente abbiamo un modo come sindaco di scambiare qualche battuta, qualche informazione, anzi tutte le informazioni necessarie, che oltre che fornirle nello scambio di idee che avremmo, mi farò un dovere di rassegnare in termini di relazione formale, poi naturalmente mi farebbe giusto che vi conosco. Quindi procediamo alla lettura formale del verbale da parte della segretaria e della sottoscrizione. Grazie. L'anno 2021, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 16:15, nella sede del Comune di Lavezzo Terme è presente l'avvocato Paolo Mascaro, per la sua qualità di sindaco eletto del medesimo Comune. Risulta presente altresì il commissario prefettizio, dottor Giuseppe Piolo, nominato con decreto prefettizio del 16 dicembre 2020 per la temporanea gestione del Comune di Lavezzo Terme a seguito della notifica della sentenza del TAR Calabria del 2020. E unitamente alle persone sopra richiamate è presente il commissario, il dottor avvocato dottor Calenda Antonio, nonché i dirigenti dell'ente. I predetti signori, premesso che in data 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, che a seguito delle suddette elezioni l'ufficio elettorale centrale in data 15 ottobre 2021, per come da verbale allegato, si è proclamato eletto alla carica di sindaco l'avvocato Paolo Mascaro, nato a Nicastro, a Lavezzo Terme, il 13 aprile 1963. Ciò premesso, il sindaco eletto, avvocato Paolo Mascaro, come sopra generalizzato, prende in consegna direttamente le sedi del comune e delle delegazioni comunali con tutti gli uffici, gli atti e beni esistenti, il territorio comunale e il salone comunale. E quant'altro di proprietà di spettanza del comune, comprese le relative ragioni, con tutte le conseguenze di legge, assumendo a questo momento la rappresentanza del comune stesso. Solo due parole, l'emozione c'è, cioè, ormai è diventato molto ripetitivo. E la vera pure il segretario è più forte, visto che si è quasi imparticato. Non è la prima volta che mi capita di indossare questa fascia e non è la prima volta che mi capita di ascoltare che viene consegnato nelle mie mani ciò che è tutto il territorio comunale. È la responsabilità più grande che ci possa essere e la responsabilità più bella che possa esistere per chi porta nel cuore il destino di questa comunità e di questa terra. Io oggi insieme ai consiglieri comunali, insieme agli assessori, ho una profonda emozione, ma abbiamo nello stesso tempo un grande desiderio di lavorare, di lottare, di operare.
quale quella pandemica di particolare difficoltà per tutti i territori mondiali ci possa essere la luce della speranza. E quindi noi siamo pronti da questo istante a lavorare e a lottare unicamente affinché questo territorio possa non perdere le opportunità tante che ci saranno e possa quindi cercare di crescere e di far crescere anche la qualità della vita dei cittadini. Mi corre l'obbligo, e lo faccio con grandissimo piacere, perché sono stato uno spettatore interessatissimo e studiosissimo dell'Albo Pretorio per i 9 mesi e 29 giorni che mi hanno tenuto lontano da questo posto che è il posto al quale mi ha mandato il popolo. 9 mesi e 29 giorni sono stati tanti, ma ho potuto apprezzare l'abnegazione, la voglia di fare, l'attaccamento, la passione per il territorio che è stata portata avanti in maniera veramente encomiabile dal commissario, dal dottor Piola e dalla commissione straordinaria. Sono stati giornalmente la volontà di incidere, la volontà di lasciare il segno, la volontà di non essere una presenza necessaria e necessitata, ma di essere una presenza attiva e fattiva. E questo l'abbiamo visto sino ad oggi, quando con grandissima soddisfazione ho visto pubblicate le ultime delibere e determine, ho visto con grande piacere la delibera con la quale siamo riusciti a partecipare all'ennesima possibilità di acquisizione del finanziamento, grazie anche alla collaborazione della Messa Europa, la collaborazione di tutti gli uffici, e ho visto anche con grande gioia che da qui a pochi giorni riusciremo ad avere altri 3 dipendenti categoria D grazie alla misura dei 2.800 posti per il Sud, e quindi da qui a pochi giorni avremo anche questi risultati. Questo significa che si è lavorato dal primo istante, e cioè da quel 16 dicembre, che devo dire con molta franchezza, con la morte nel cuore, ho lasciato, perché ritenevo non fosse giusto che io lo lasciassi, ho lasciato quest'aula e sono andata via, sino all'ultimo istante del 15 ottobre, nel quale c'è di nuovo il passaggio di consegna. Quindi devo ringraziare tutti coloro che sono stati veramente protagonisti di un periodo nel quale la nostra città è riuscita a conseguire risultati importanti. E il mio ringraziamento va anche chiaramente alla struttura comunale. Io conosco le difficoltà di questa casa, le conosco perché è dal 2015 che in fondo sono colui nel quale si identifica la comunità e la comunità attribuisce le responsabilità della vita della città. E so le difficoltà immani che vi sono state, che si sono man mano acuite perché giornalmente, ahimè, senza la possibilità delle sostituzioni, per le quali però il lavoro portato avanti in precedenza dall'amministrazione, il lavoro continuato a portare avanti egregiamente dalla commissione straordinaria, io dico il tunnel è stato un tunnel lunghissimo, ma la luce oramai è lì, l'abbiamo portata di mano, da qui a poco probabilmente arriveremo al traguardo delle assunzioni e quindi probabilmente da qui a poco la ristrutturazione complessiva della macchina burocratica comunale ci sarà. Quindi ringrazio chi comunque in condizioni di assoluta emergenza, probabilmente rinunciando totalmente anche alle ferie, è riuscito a far sì che non si soffrisse particolarmente la carenza progressiva di diminuzione del personale. Allora, nel ringraziare io dico che bisogna sempre guardare avanti, allora approfitto dell'occasione e dell'opportunità e lo dico a tutti, qui sono presenti, erano presenti anche i consiglieri comunali che in consiglio comunale sono alla mia posizione. Io penso che questo è il momento nel quale la città tutta, sia in quelle che sono le rappresentanze elettive e sia in quelle che sono i partecipi della vita collettiva, devono stringere un grande patto. Questi non sono anni come gli altri e non sono le solite frasi fatte, le solite frasi di routine che si ripetevano sempre ogni quinquennio, ogni triennio, ogni biennio. Oggi veniamo veramente da un'epoca drammatica per la storia della comunità mondiale come non vi era oramai da quasi un secolo. Oggi si gioca il destino delle comunità. Da qui a 5 anni le comunità che avranno saputo operare sono le comunità che faranno un passo in avanti e miglioreranno quindi la qualità di vita dei propri cittadini. Le comunità che non sapranno operare, che saranno ancora vittime
di polemiche, di belle, di critiche preconcette, di critiche interessate, di aspettative di carriere politica o di carriere di quant'altro, quelle città resteranno inesorabilmente indietro. Quel giorno non avrà perso il sindaco Mascaro o l'amministrazione che insieme al sindaco Mascaro è stata eletta. Quel giorno avranno perso neanche coloro che faranno le beghe, ma i figli e i nipoti di coloro che saranno i protagonisti di queste vicende. Allora, mettiamoci veramente da questo momento in poi, prendendo anche esempio di come vi è stata passione da chi non è comunque naturalmente di questo territorio, rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo, lasciamo da parte le polemiche, e abbiamo opportunità immense che sono a portata di mano, immense. Abbiamo anche la fortuna, per dirne solo una, che la Mensia riesce ad essere destinataria di un finanziamento di quasi 100 milioni di euro, che in tempi brevissimi dovrà comunque mettere sul tavolo della operatività e non delle parole e delle chiacchiere. Dobbiamo evitare quindi di strumentalizzare ogni cosa, dobbiamo andare avanti con determinazione e dobbiamo riuscire veramente a costruire quella che è la città che tutti noi sogniamo e che secondo me riusciremo tutti noi a realizzare. Quindi ringrazio veramente per ciò che state portando avanti in 9 mesi e 29 giorni e dico abbiamo 3 anni e 7 mesi nei quali, lo dico a tutti, Mascaro qui non si sposterà neanche se succede il rimonto. Fino a maggio 25 qua ci sono le catene e da qui non me ne vado e insieme a me ci saranno tutti coloro che hanno giustamente avuto il consenso del popolo. Pensiamo a governare, ce lo chiedono i nostri figli e ci ringrazieranno un giorno i nostri nipoti. Quindi grazie per ciò che è stato fatto e saranno loro i primi a essere contenti e soddisfatti quando anche il frutto del loro sudore e della loro fatica man mano diventerà carne viva, corpo vivo e senza di questa comunità.